Siamo qui alla Global Art di Noi Cattaro per andare in diretta. Operatori di camera Gino Stufano, regia Roberto Pascale, supervisione della diretta. Buonasera, siamo qui alla Global Art e la Global Art quest'anno, come questi tre anni, si accinge appunto a una serata conclusiva dell'anno. Stasera facciamo anche un po' il tesseramento dell'associazione, benvenuti a tutti quanti voi e grazie per tutto quello che è stato fatto durante l'anno. Devo ringraziare i miei collaboratori e la collaborazione che è stata fatta in questo anno con la Colorata TV. La Colorata TV è sede in questa è sede qui alla Global Art. Non voglio io annoiarvi perché stasera ho detto che parlerò molto poco, quindi darò subito la parola a Nicola Giampaolo, anche lui membro della Global Art, e poi Nicola Giampaolo come ecco, lui è laureato in Accademia dei Belle Arti e poi abbiamo Luna Pastore, laureata in Pubbliche Relazioni. Abbiamo Sabrina Dell'Iturri che è laureata in Beni Culturali e quindi in questa galleria hanno ognuno il proprio compito. Abbiamo il nostro musicista Vito Nanna e Ivan Piepoli che in tutto quest'anno in realtà è stato veramente parte integrante della Global Art. Passo subito la parola a... Ritornato qui a presentare una mostra e questo mi onora e mi fa tanto piacere. Quest'anno compie giusto un anno questa collaborazione tra l'associazione Global Art e quindi la galleria curata dall'amica professoressa Rosa Di Donna e Colorata TV, che tra l'altro bisogna dire ha sede proprio in questa galleria. Cosa mi preme? Ringraziare anche le relatrici, oltre a Rosa Di Donna, Luna Pastore e l'amica, ogni tanto mi dimentico, Sabrina Dell'Iturri, era il cognome che ogni tanto mi sfugge, Sabrina Dell'Iturri, che presenteranno questa piacevole mostra disformata da tele, da opere di 63 artisti di fama e nascenti. Quindi il piacere e poi quindi la descrizione la affido immediatamente, prima di tutto a Luna Pastore, che descriverà tutto il percorso dell'associazione, della Global Art e della galleria, degli eventi realizzati in quest'anno precedente, e poi passo la parola immediatamente anche all'amica, alla dottoressa Sabrina Dell'Iturri. Okay. Scusate, mi avevo dimenticato che Liliana Dell'Iturri, Miriam Anelli, Marilisa Gelao e per ultimo Giuseppe Lamanna. Quindi era doveroso parlare anche di questi, perché questi ballerini sono stati anche loro parte integrante, non solo per la Global Art, ma anche con me come artista. E abbiamo qui un personaggio che vorrei subito ricordarvi, che per me è una persona molto importante, è il regista Vito Giuspotenza, e che vorrei che anche lui dicesse subito qualcosa a riguardo alla Colorata TV. Roberto Pascali e
Gino Stufano, sì, Roberto Pascale, rimani qui che siamo tutti in campo. Volevo dire che siamo in diretta, salutiamo le persone che sono a casa e sappiamo che ci stanno seguendo, perché certo, noi abbiamo un qualcosa che ci visualizza gli utenti. Bene, allora, cosa dirvi? Sì, Colorata TV che cerca di proporre, di diffondere l'arte in tutte le sue forme, soprattutto l'arte un po' più sommersa, perché a volte noi vediamo nelle televisioni tradizionali certe cose che riguardano l'arte, belle, però ci sono anche dei grossi artisti, ballerini, pittori, scultori che magari non sono molto conosciuti, perché è difficile arrivare nei telegiornali importanti, e noi nel nostro piccolo cerchiamo di dare spazio alla gente. Stiamo anche registrando, quindi nei prossimi giorni potrete vedere tutta la serata sempre su www.colorata.tv. Ringrazio Roberto Pascale per la regia, ringrazio Gino Stufano e vi auguro una buona serata. E ringraziamo la gente che sono, siamo sempre in diretta, ringrazio tutti. Sì, vi ringrazio, buonasera a tutti. Con questo evento segniamo un po' il passaggio dal 2011 al 2012. Si sa che il giro di boa è un momento sia a livello individuale che a livello aziendale, ma anche associativo, un po' per riflettere su quanto seminato e raccolto nell'anno precedente e anche quanto, insomma, così ragionare su quanto si può fare nell'anno appena iniziato. È un po' quello che abbiamo fatto anche noi della Galleria Global Art. In effetti qualche giorno fa ci siamo riuniti e abbiamo riassunto tutto il lavoro fatto nel 2011 e ci siamo prefissi dei nuovi obiettivi per il 2012. Il mio discorso non vuole essere autoreferenziale, ma sfrutto la diretta offerta appunto da Colorata TV per elencare quelli che sono stati i grandi successi della Galleria Global Art nel 2011 e anche per presentare adeguatamente e efficacemente la nostra galleria e il nostro lavoro. La Galleria Global Art di Rosa di Donna si è caratterizzata sin dalla nascita, quindi nel 2009, per una fitta trama di eventi artistici vari ed eclettici che continua ad organizzare con un ritmo sempre più serrato, tant'è che ogni mese, possiamo dire davvero, si è tenuta in questa galleria una mostra nello scorso anno e riscuotendo tra l'altro un sempre maggior successo. Nel 2011 in particolare mi sento di sottolineare lo sforzo ammirevole e costante che è stato fatto da noi tutti per dare spazio alla promozione dei giovani artisti, quindi degli artisti emergenti, rifacendosi ai grandi maestri del passato. Mi riferisco in particolare a 4 eventi artistico-letterari che sono stati organizzati appunto qui in galleria e 4 mostre ispirate a 4 grandi correnti artistiche, a partire da Sgretto l'arte, ispirata al decadentismo, il pendolo tra dolore, gioia e piacere, mostra ispirata al romanticismo, Responsibility of the Artist, ispirata al realismo, e infine Art in Freedom, ispirata al movimento artistico, letterario, ma anche musicale, vedremo anche una performance dopo, musicale di Vampiepoli, ispirata al futurismo, la più grande corrente, sicuramente non mi sbaglio, la più grande corrente italiana dell'arte. Nel mese di febbraio, ancora spazio ai giovani, abbiamo allestito una mostra Desk Comics, giovanissima, freschissima, una collettiva di fumettisti e illustratori. Particolare e originale era anche l'allestimento, ogni fumettista infatti aveva qui in galleria la propria scrivania sulla quale erano posizionati appunto i suoi fumetti, i suoi disegni. Nel mese di novembre si è tenuta poi Graphics Academy, una mostra di incisione grafica da alcuni studenti dell'Accademia di Belle Arti di Bari, curata dai professori appunto di incisione grafica dell'Accademia che insiste nella nostra città. Nel mese di marzo invece la Global Art ha organizzato il suo primo concorso d'arte, aperto agli artisti under 35, con un tema preciso, fortemente sociologico, fobia, che ha unito pittura, scultura, installazione e fotografia. Vincitrice del concorso è stata la noiana Grazia De Florio, che vincitrice grazie ad un'opera dal titolo Video Games Fobia, un lavoro che ben rappresentava due dei grandi mali della nostra epoca, ossia la videofissazione e il videoabuso. Si tratta in pratica di quel disturbato rapporto con il videogioco, ma con la televisione in generale, che poi causa anche isolamento, quindi rende inutile o quasi finzione poi qualsiasi rapporto reale, quindi quasi che la finzione superi la realtà. Oltre al trofeo del concorso, appunto, la De Florio ha vinto una mostra personale della durata di un mese qui in galleria, una mostra che si è tenuta nel mese di maggio e ha ottenuto un grande successo di pubblico,
critica e potrei dire anche di vendita. Accanto alle giovani promesse, però, non sono mancati nel 2011 mostre personali di alcuni artisti di chiara fama. Mi riferisco al brindisina Angioletta De Nitto con le sue meduse cosmiche e allo scultore turese Stefano Rossi, che ha esposto qui in galleria con una mostra appunto a cura di Rosa Di Donna con la figlia di lui, Rirò. Una mostra molto raffinata. Non dimentichiamo poi chiaramente le grandi collettive organizzate dalla Global Art, che sono anche un po' il segno distintivo della galleria, e che vedono collettive che vedono fianco a fianco artisti emergenti, artisti di chiara fama e grandi nomi dell'arte pugliese. In particolare per il 2011 voglio citare dal Caravaggio all'eclettismo contemporaneo, svolta a Rutigliano in varie sedi, e anche chiaramente l'ultima, Cadò 4, quindi quarta edizione di questa mostra natalizia, fra virgolette, nel 2010, sì certo, anche l'eclettica di Carovigno, insomma una mostra anche lì, 47 artisti se non ricordo male, tutti i noti pugliesi anche di chiara fama, sì è vero, nel castello di Carovigno tra l'altro, una bellissima sede. Quindi per arrivare a Cadò 4 abbiamo qui intorno a noi 63 opere, della mostra poi ci parlerà più in maniera più dettagliata Sabrina fra un po'. Nell'incessante attività della Global Art nell'arco del 2011 non possiamo non citare le decine, non esagero, di presentazioni del libro di Rosa Di Donna che si sono svolte un po' in tutta la provincia barese, penso che pochi siano i paesi che ci mancano, e poi anche la performance di Rosa Di Donna, Arte la mia seconda pelle, che è iniziata qui in galleria e poi proseguita a Roma, per tutta la provincia lo stesso di Bari, e poi a Roma, Terni, Napoli, giusto per citare alcune città, e si è conclusa, almeno per il momento credo che si tratti soltanto di una pausa di pochi giorni, si è conclusa il 31 dicembre, pochissime ore prima del countdown per il 2012, a Venezia in Piazza L'Arsenale. Insomma, una grande soddisfazione, immagino, per Rosa aver eseguito la performance proprio lì. Alle presentazioni dei libri e del libro di Rosa e alla performance partecipano attivamente tutti i componenti della Galleria Global Art, e con letture, coreografie, soprattutto composizioni musicali. Cos'altro inventarsi quest'anno? Nel nostro programma sicuramente ci sono altre mostre artistico-letterarie che faranno riferimento ad altre correnti artistiche. Abbiamo subito la personale di... Ora lo dico. Alcune mostre di grandi nomi che verranno svelati nel corso del 2012, ma soprattutto abbiamo come galleria, come associazione, la voglia di sconfinare dalla galleria e organizzare importanti collettivi in importanti sedi e palazzi della provincia barese, ma non solo, appunto come è stato per esempio per Carovigno. E nello staff della Global Art ci sono storici e critici dell'arte, progettatori e organizzatori di eventi artistici, giornalisti, comunicatori, ballerine, compositori e musicisti. Non vogliamo vantarci, ma siamo certi. Abbiamo il programma a Bari, la Sala Murata, abbiamo Minervino, abbiamo Canosa, San Ferdinando di Puglia, Matera, abbiamo un bel po' di carne a fuoco. Infatti, abbiamo tanto da fare, appunto non vogliamo vantarci, ma sappiamo di avere le competenze e le possibilità per riuscirci, ma sempre sfruttando un po' la diretta, invitiamo davvero tutti coloro, giovani e non, che abbiano voglia di lavorare, di collaborare con noi, di lavorare nel campo dell'arte, a unirsi alla nostra associazione, perché è chiaro che insomma più siamo... Più ci divertiamo sicuramente e più cose possiamo fare. Anticipiamo le prossime due mostre. Con un pizzico d'orgoglio vi invito all'inaugurazione che si terrà mercoledì 18 gennaio qui in galleria di una mia... Il 15 gennaio, abbiamo anticipato. Il 15 gennaio... anticipiamo appunto qui con un pizzico d'orgoglio, lo dico perché è una mia compaesana, un'artista eccezionale, Luisa Valenzano, che quest'anno ha vinto un premio molto importante di pittura, il Bertuzzi Aldamerini di Milano, e poi nel mese di febbraio aveva vinto anche il secondo premio qui della concorso Fobia di cui parlavo prima. E poi nel mese di febbraio terremo il secondo concorso d'arte per artisti under 35 dal titolo e tema dipendenze, quindi un altro tema fortemente sociologico. Un altro punto che mi piace molto ripetere nelle mie presentazioni qui in galleria e con cui concludo questo mio intervento stasera è il motivo per cui la Galleria di Rosa si chiama Global Art, quindi arte globale.
Il termine globalizzazione in campo economico ormai sembra additare la sicura causa della crisi che sta colpendo un paese dopo l'altro. In campo culturale, artistico-culturale invece, il termine globalizzazione ha una sfaccettatura totalmente positiva. Infatti indica genericamente il fatto che nell'epoca contemporanea ci si trova spesso, sempre più spesso, a rapportarsi con punti di vista differenti, con altre mentalità e creatività, diverse opinioni, sia a livello individuale che a livello nazionale. E infatti le mostre collettive, ma anche le mostre personali che si susseguono qui in galleria, ideate e curate da Rosa e dal suo staff, mettono a confronto artisti. Subito dopo Luisa c'è il concorso e dopo c'è Lumetta e una tarantina che farà la sua. Un'altra artista. Quindi appunto queste mostre, sia collettive che personali, segnano un po', sono caratterizzate da artisti molto diversi fra loro, non solo per età e per importanza, ma proprio anche nel tipo di arte che propongono. Potremmo dire che l'unico punto in comune è proprio il fatto che fanno arte, però parlerei più di arti, perché nella Galleria di Rosa si succedono pittori, scultori, artisti di installazioni, ma anche fotografi, moltissimo, musicisti, ballerini appunto. Quindi un po' tutte le arti. Questo poi mi sembra anche essere il tratto distintivo della galleria e a mio parere è anche il punto di forza. Insomma, se la maggior parte di quelli che ci seguono tornano e ritornano in galleria, mi sembra che insomma, sicuramente riusciamo a colpire nel segno. E se mi rivolgo a questo punto al pubblico, anche se continuo a guardare in camera, insomma, se apprezzate il nostro lavoro, oltre a farci magari anche un applauso che può essere per noi soddisfacente, vi invitiamo anche a tesserarvi alla nostra associazione, proprio per sostenerci. La tessera costa soltanto 2 euro, alla fine è una cifra puramente simbolica. E quindi insomma vi ringrazio tutti e passo la parola a Sabrina. Oggi ho preparato... A Nicola, certo. Ho preparato una breve relazione sui messaggi di questa mostra. La mostra Cadeau è giunta alla sua 4ª edizione quest'anno e il giorno dell'inaugurazione io e Rosa abbiamo già spiegato un po' quali sono i messaggi di queste opere, però approfittiamo oggi della diretta in streaming di Colorata TV per ripetere un po' quali sono i concetti di questa mostra e dell'arte, di come viene utilizzata l'arte all'interno di questa galleria, di come lavora questa galleria con l'arte e con i suoi messaggi. Da che esiste l'arte, è stata usata non solo per descrivere gli aspetti esteriori più piacevoli dell'esistenza, ma anche e soprattutto per raccontare delle intere realtà, nel bene e nel male. È servita alla religione, alla politica, all'amore, alla psicoanalisi, al potere, alla violenza, per dar forma a idee, a follie, ai sogni e alle realtà, e senza di essa non avrebbero mai potuto trovare espressione. Lavorando gomito a gomito con Rosa, mi rendo conto di quanto sia vera questa affermazione, perché Rosa, senza... Ce lo puoi assolutamente garantire che senza l'arte non avresti mai trovato un'espressione nella tua vita. La tua seconda pelle, certo. E vi invito a guardare questa ennesima edizione del Cadeau della Global Art non come un esercizio gratuito per pochi intenditori, ma come un'espressione necessaria della realtà e del mondo che ci circonda. Se l'Italia è diventato un centro artistico di altissimo spessore, del quale oggi vantiamo, con la più alta percentuale di opere d'arte nel mondo, lo si deve anche a artisti che per ogni epoca hanno fatto proprio il loro tempo e quindi... Ogni artista ha il proprio tempo. Certo, assolutamente. Gli artisti che noi abbiamo in questa, certo, in questa galleria, collettiva. In questa collettiva, il Cadeau, diciamo che il Cadeau significa regalo, ma sinceramente qui di regali proprio, diciamo che ci sono grandi artisti che sono veramente regali da poter acquistare, perché comunque sono collezione, certo, che si intende fare.
Certo, la parola cadeau. La parola cadeau è diventata ormai un format, perché facciamo questa collettiva ogni anno in occasione del Natale, però in realtà è una collettiva di altissimo spessore. Non, cadeau vuol dire appunto regalo, però beni artisti come Iurilli. Sì, abbiamo 63 artisti, artisti tra i più importanti della scena artistica pugliese. E abbiamo Carlo Fusca, abbiamo Iurilli, abbiamo Luna Nova, Menolascina, abbiamo Silos Labini, abbiamo Gian Grande, abbiamo La Bianca, abbiamo insomma Civilli. Insomma, abbiamo nominato qualcuno, non tutti lo possiamo. Vabbè, sono 63, certo non possiamo elencarli tutti, però abbiamo una bella collezione. Teofilo, sì. Questo l'abbiamo detto. Sintomo comunque di estasi della comunicazione attuale è l'installazione. L'arte dell'installazione parte dalla constatazione sublime di essere un tassello nel flusso incessante di connessioni globali, e la Global Art promuove attraverso l'artista Rosa Di Donna una serie di installazioni anche itineranti, infatti come ne ha parlato Luna prima. E l'installazione è una forma di scultura esplosa è molto vasta e frattale, è un monumento anche se è un monumento eretto a celebrare un tempo fondato sull'accumulo dell'istante, quindi Rosa, chi meglio di te, insomma, con le tue performance. In genere le pratiche installative mettono i molti elementi di cui l'opera si compone in scena, in posizione, in uno stare temporaneo ma definito. Per tutto questo sono portatrici salienti, forse le più evidenti, del senso attuale per l'impermanenza e per la contemporaneità. Una delle caratteristiche di questa mostra è la multifunzione. Le opere si dissolvono in quanto oggetto unificatorio e si stratificano in un'apparenza esteriore. Un modo funzionale, un'utilità, un sistema per far circolare soprattutto le persone. Il simbolo e il pratico si intrecciano e si nutrono a vicenda. Le opere, queste opere, hanno due modi diversi di esistere. Uno è quello per cui l'opera viene riconosciuta in quanto tale. L'altro è quella per cui semplicemente offre un servizio. L'aspetto più curioso di questa mostra è che mette in grande evidenza una reazione tipica dell'arte contemporanea da parte di chi, per partito preso, non la ama. Le opere vengono accettate da tutti e di solito piacciono proprio perché seguono un gusto che piace agli occhi di chi si accinge ad ammirarle. Uno dei fondamentali obiettivi dell'arte, insomma delle mostre che organizziamo, è quello di porsi con un atteggiamento di totale interesse nei confronti dei mutamenti sociali, affinché le attività della Global Art abbiano il fine primario di dare all'arte il compito di donare emozioni. E infatti quello di cui ci preoccupiamo per prima cosa è quello di procurare, dare emozioni, stupire, dare emozioni al fruitore e a chi si accinge a guardare le nostre mostre. Concludo il mio breve intervento sulla mostra citando una frase di Francesco Bonami. L'arte contemporanea siamo noi, così come ci vediamo oggi nello specchio e nel presente. A volte ci vediamo belli, a volte orribili. Così succede anche con l'arte. Ma trascurare la contemporaneità, non guardarsi ogni tanto allo specchio, vuol dire di fare un buco nell'ozono nella nostra anima. Allora, questa è... sempre con le nostre chiacchiere, quindi
diciamo che facciamo suonare un po' Ivan, in modo che c'è anche un po' di spettacolo, d'accordo? Adesso però vorrei che Sabrina ci illustrasse un qualcosa su quello che in realtà è la performance di Ivan, oppure è Ivan stesso che vuole venire, Sabrina. Allora, la performance di Ivan Piepoli è stata realizzata in occasione di una mostra, di una collettiva che abbiamo curato qui in galleria, una collettiva ispirata al futurismo letterario. Tra le varie invenzioni del futurismo, cioè senza ombra di dubbio, l'intonarumori di Russolo. E Ivan Piepoli ha sfruttato come sempre il suo estro creativo per dar vita ad una performance tutta nuova all'interno di questo contenitore. E, passo la parola a lui, così descrive meglio il suo lavoro. Beh sì, decisamente. È la seconda volta, Sabrina, che parte da un'idea di riprendere un po' quel concetto che utilizzavano i futuristi all'inizio del Novecento, di utilizzare degli strumenti, degli attrezzi per fare musica e quindi dei rumori. Partendo da quel concetto io chiaramente l'ho elaborato, perché poi nel tempo, soprattutto negli anni Ottanta, questa cosa è stata rielaborata da gruppi, movimenti artistici industriali che hanno utilizzato la strumentazione, attrezzi da lavoro o vari oggetti del quotidiano per fare musica, cioè per utilizzare il rumore come musica. E quindi sono passato dall'inizio del Novecento agli anni Ottanta fino ai giorni nostri, utilizzando chiaramente la tecnologia che fortunatamente ci dà una mano, e quindi computer, loop station per voci e effettistiche varie. Insieme a questo chiaramente ci sono poi una serie di attrezzature che poi vedrete rubate all'idraulica e a quant'altro, e poi non so, frullatori, catene, cose che fanno parte del nostro quotidiano. Dove è Vito? Quest'anno, dove ha collaborato con la Global Art, e appena appena vuoi accennare tu, Luna, qualcosa su Vito prima che Vito arriva? Vito Nanna. Allora, presenta un po'. Prego, Vito. Mi presento. No, io sono Vito Nanna, ho partecipato anch'io quest'anno principalmente come spettatore, perché comunque piace più osservare che applicare l'arte, e poi nel mio piccolo traggo le mie conclusioni. A volte è capitato anche che abbiamo intrattenuto un po' di ospiti con della musica, però insomma gli artisti sono ben altri questa sera, e secondo me è meglio lasciare spazio a Ivan che ci diletta. Grazie. Bene, quindi la serata e quindi la serata continua con le musiche di Ivan Piepoli e la performance. Benissimo. A dopo, buona serata.